Ah, signor Russo. Sì. Sì. Allora, di là c'è il signor Jenny. Poi c'è Cristian. Cristian, sarebbe l'altro, e poi. E Ah, il mio amico. Beh, quello lì si sa, che dire. il signor Jenny che ruolo ha nella città? Armi? Beh, signor Gianni, ecco qui. È la testimone oculare. Sì, voglio sapere solo di chi si preoccupa, di È il armi? direttore dell'armeria, insomma, il Armi, droga. comandante, diciamo. Perfetto. E Christian? Cristian invece ha contatti con, tra parentesi, li chiamano i Viola. Stretti contatti. Viola sarebbe. Che cosa sono i Viola? È Vabbè, una sì, piccola una gang. piccola gang Ah, di ragazzetti. che porta ad Sì, altre concordo. persone. Perfetto. Perché i Viola sono collegati ad altri ancora. Perfetto, un secondo solo, eh. Via, vieni con me, fammi È strada. una Ha catena, ragione, capito, no? ha Sì, ragione. un secondo, un secondo. Sul meccanico testimone anch'io. Siamo da questo, guardi, è questo, è lui, lui, lui. Ma chi è lui? Oh, Questo devo qui. andare in È bagno, Jenny? volete aprire? No, mi serve È il Jenny a me. direttore del Me meccanico. volete No, aprire, mi sono andare in serve bagno. Jenny. Chi è Jenny? Ma chi è Jenny? Devo andare in bagno? Ecco, sto arrivando da lei, se la faccia sotto perché il bagno non c'è oggi, è rotto, è guasto. Qui è una cosa che mi Attento, frega a me. faccia all'angolo. È tanto qui fare Allora, il sequestro delle persone. gentilmente alzi Un le attimo, mani. è un attimo. Perfetto, la faccia all'angolino. Ecco. Allora, si metta lì in fondo al muro, mani alzate. Per quale motivo? Dalle nostre informazioni, lei è il signor, mi dia un documento, glielo dico. Lei viene chiamato Jenny, no? No. No, mi dia un documento. Ci vuota? No? Ecco qua. Ah, questa è una licenza, mi ha dato la licenza di trasporto. Questa. No, no, la carta d'identità è una patente. Non me la fa da. Aspetti allora, fammi un altro modo. Oh, pulotto! Gennaro Schiavone comunque mi chiama. Ok, Gennaro Schiavone. Quindi? Un secondo, si accomodi che arrivo subito. Sì, babbo. Oh. Silenzio, se no ci mettiamo troppo tempo. Se no a quest'ora sarebbe arresto Allora, Dante, ovvio. Gennaro Schiavone che ruolo ha in città? È che è quello lì che cioè, vende armi illegali, è lui, lui. È lui? Vende armi illegali, droga, tra Che tipo cui di droga? armi. Io praticamente, diciamo, nel nostro bunker, che adesso però non c'è più il bunker, e mia moglie è qui come testimone, Sì. e si presenta con un bunker della polizia pieno di Ah. armi, droga, meth, Esattamente, confiscate ma qui. tanta droga, Ok, grazie per tantissima, l'informazione, sì, arrivo 400. subito, Minchia, qui abbiamo catturato i più grandi, No, cazzo. lo so, ma peccato che siamo. Agente, Aspetti lì. devo mangiare. Dagli da mangiare questo, guarda, dettagli qualcosa. Me lo passi qua attraverso la porta. Allora, lei è il signor Gennaro Schiavone, Sì. giusto? Perfetto, si alzi in piedi che devo seguire una perquisizione. Dopo lei. Ma la motivazione? Per sicurezza, per la nostra sicurezza. Vabbè, per la nostra sicurezza. Sì, adesso. C'ho una pistola. Se avevo intenzione avevo già sparato. Vedo una. Comunque. Vedo una. Voglio solo perquisirla e poi le spiego tutto quello che è successo, Mai. Allora, la pistola la prendo io. Basta che me la rida. Munizione le prendo io. Ah, sì, e cazzo, signori, io quelle lì le vendo. No, no, lei le vende, si mette a sede e gli spiego tutto. Vai, vai. Il cellulare confiscato, cioè, ma che cazzo siamo Sì. messi? Allora, signor Mai. Schiavone, è semplice la questione. Noi abbiamo due persone che hanno testimoniato che lei, diciamo, importa armi illegalmente, Assolutamente no. droga. Assolutamente no. E Voglio le prove. oltretutto anche il bunker della polizia, roba confiscata. Ci dica un po'. Assolutamente no. Voglio sapere queste stronzate che ve l'ha detto, perché sono completamente stronzate. Lei è sicuro di quello che dice? Sì. Non vuole collaborare?
No, perché non c'è motivo. Perché noi abbiamo, non avete, non abbiamo le prove. No, abbiamo le prove. Fatemele vedere le prove. Beh, io se ho le prove le do l'ergastolo dopo. Quindi se lei collabora. Vabbè, non c'è problema. Se lei collabora. Va bene, io collaboro. Io ti sto dicendo, non faccio uso di questa roba qui. E armi illegali? Non ne so nulla perché non le vendo io armi illegali. È sicuro lei? Sono sicuro al 100%. Neanche droga. No. Vai delle prove. Mai fatto uso. Va bene, faccio solo uso di cannabis per uso terapeutico. Va bene, vado a prendere il fascicolo, aspetti qua. Va bene, vada. Ma è sicuro che abbia le prove lei? Lei non si preoccupi che vengo anche da lei tra un pochino. Vabbè. Non ci sono problemi. Non ho niente da nascondere. Ma stavolta è andata male. Ma però mi devi da qualche prova adesso, se no non li posso imputare. Che prove? Che ne so, qualche cosa sulle armi, qualche posto segreto, roba. Qualche prova certo, mi serve. Certo. Possiamo andare a un posto segreto. Dove si trova? Allora, è al civico 222, però mo è chiuso. Che ci trova al civico 222? Al civico c'è un bunker lì, adesso non è... Sì, adesso è chiuso però. 222, è lì che ci trovo, armi, droga, che ci trovo? Non so se sto sentendo mio marito. Là praticamente, stanno tutti in una cassaforte, giusto? Non lo so, me lo dovevo. Sì, erano in una cassaforte, era. Sì. È tutto confiscato, cioè tutto nascosto in una cassaforte. Quindi glielo dica. Se lei viene con noi ci può aprire. Possiamo aprire questo bunker? O dobbiamo fare forza noi? Il problema è che sta fermo lì che sta in riparazione quel bunker. Ah, ok. Va bene, sì. Vado. Però si può accedere. Ok, perfetto. Quindi sei andata male. Allora, signor Schiavone, allora, lei ha conoscenza di un civico 222? No. Perché dalle nostre... Io le dico subito, ci sono due pentiti che hanno parlato, quindi la situazione non è consona per lei. Quindi... Non penso proprio, cioè non so nulla di quello di cui voi state parlando. Perfetto, noi abbiamo foto di questo bunker, ci sono dei colleghi che stanno andando a visionare. Ci hanno mandato foto e quanto, e ci sono due pentiti che dichiarano che lei è il spaccia. Chi sono questi due pentiti? Chi sono questi pentiti? Sono due pentiti. Poi davanti al giudice li vedrà, insomma. Va bene, non c'è problema, chiamate il giudice, ammenettate. Qui... che faccio un bel esposto. No, si metta seduto. No, perché già ho perso abbastanza tanto tempo. Si metta seduto. Che mi avete sequestrato qui dentro, già mi sta dall'urto. Comunque, vai. Allora, qui comunque si parla di cosa grande, la fanno anche capo, insomma, con cose grosse, no? Quindi se lei collabora bene, se no con le prove che abbiamo si becca l'ergastolo. Ma io voglio vedere le prove. Che voglio fa? Vedere, la devo portare al civico 222? Ma ascolti, signorino, allora, sono il capo della polizia e sono il signor Marchese, non il signorino. Va bene, signor Marchese, a me non mi interessa chi è lei, perché io me ne sbatto veramente il cazzo. Scusi il termine, perché adesso mi state facendo veramente girare i cosiddetti cones. Sì, ma si metta seduto. Quindi voglio delle prove video, voglio delle prove foto, voglio qualcosa, qualche prova, perché sennò lei non è costretto a arrestarmi, punto. Perfetto, aspetti un secondo, Vai. Poliziotto! Un 8! Nome e cognome? Tarto, perché? Nome e cognome? Christian Tarto. Bello, aspetta lì. Un attimo, vieni qua. Lei è il signor? Non è bello. Mi dia un documento, gentilmente. Aspetti, Mi dia un documento. Grazie. La patente, no, aspetti qui. Ok. L'ho fermato un attimo perché c'era un problema. Ok, Simone Bello? Cosa? Simone Bello, chi è? Di che fa parte? Simone Bello, chi è? Di nulla. È un meccanico. Ok, lasciamo il meccanico.
nuove città, lasciamo, lasciamo. Perfetto. Cristian invece è al testimone che lo conosco, lo conosco. Signor Bello, mi segua. Venga, venga con me. Posso rilasciare una dichiarazione? Una cosa di lui. Allora, le spiego la situazione. Ci sono delle persone molto pericolose che fanno parte in un'organizzazione organizzata, e le persone che sono giù si presuppone tramite due pentiti che siano il boss di qualche cosa. Uno tiene una cappa, arrivederci. Arrivederci, quindi esca. Un meccanico? Oggi ha messo una cappa davanti alla Lo so, lo so, è uno di loro, ce l'abbiamo giù, lei non come, si preoccupa. È lui, Cristian, andiamo a prendere. Sì, dov'è Cristian? È sotto, mi seguo. Ok. Dimmi. Ma lei è un meccanico? Sì. Bene, si metta lì spalla al muro che deve seguire una perquisizione. Va bene. Un attimo, si dovrebbe spostare. Vado pure. Se vuole le mostro anche il tesserino. Sono il capo della polizia, le basta? No, no, se vuole, le mostro anche il tesserino da meccanico. Allora, le tolgo il cellulare. Quanti cellulari ha? Non so, oggi non l'ho comprato. Due sim, le levo anche il walkie talkie. Ok. Perfetto, signor Christian. Si può anche mettere a sedere adesso. Aspetta, se vuole vedere prima. Il certificato. No, non mi serve, io so perfettamente che lei. Allora, si metta seduto. Allora, okay. Signor, lei mi dia intanto un documento poi, gentilmente. Lei è il signore, fa parte dell'esercito in generale, chi è lei? No, assolutamente no, io sono una recluta. Ok, nome e cognome? Cricco Joliar. Supreme. Cricco, ok, signor Cricco, conosce questo individuo? Guardi, ho il già avuto conoscenza perché mi ha modificato varie auto. E comunque, signor Christian, lei deve sapere che è stato uno dei più gettonati, un sacco di gente ha parlato di lei, che mostra armi, fa robe. Perché come forse è? Sono la sicurezza del bene. Supreme, rispondimi. Ah, quindi lei, se ha la sicurezza, può andare in giro. Una K, armi pesanti, anche oggi. Anche oggi aveva una. Allora, guardi, io le dico subito la situazione come sta, senza che ci giriamo intorno, sennò qui si becca l'ergastolo. Io di là ho due pentiti che mi hanno mostrato prove anche. Ma lei ha conoscenza del civico 222 dove è un bunker segreto? Quello no. No? Allora io le spiego subito. Io ho due pentiti che affermano che lei e il signor Jenny qui davanti fate parte di un'organizzazione. No, assolutamente. Spaccio droga. Ok, allora facciamo una. Guardi, io le abbrevio la strada. Se lei collabora. Infatti sto collaborando. No, guardi, noi abbiamo prove. Ma lei, signore, volevo farle una domanda. Ma lei ne è proprio sicuro che non conosci Viola? Ne è proprio sicuro? È sicuro? Che lei non ci ha mai parlato. Guardi, noi allora io le allora signor signor Christian, io le ripeto. Io di là ho due pentiti che in questo momento ti stanno vedendo e sentendo. Mi hanno confermato che è lei uno di questi. Il pentito che parlo è un boss mafioso alto grado della città. Quindi è una persona che sa quello che dice. Mi segue? Come sei un boss mafioso? Scusi. Perché lui è un pentito. Io l'ho arrestato oggi e ci siamo fatti due chiacchiere. E lui ha votato il sacco su tutte le persone che sono in città. Quindi le ripeto, se lei collabora, le veniamo incontro, casomai vediamo anche di fargli un qualche sconto o metterla sotto protezione, se no si becca l'ergastolo. Adesso a lei la scelta, una delle due strade, o collabora o ci finisce in mezzo anche lei. Capitano, che vuole fare? Mi può chiamare un attimo il capitano per cortesia? Collabora. Ok, allora io un attimo solo e arrivo.
Oh, capitano. Mi dica. Venga, venga. No, arrivo? Aspetti, eh. Venga, venga. Mi dica. Allora, che fa voglio... lei? Collabora o abbiamo un'altra persona che la... la dà come imputato? Che collaboro, ma se non mi state, cioè mi state a scambiare una persona con un'altra solo perché mi chiamo Gennaro. No, allora lei e allora, Gennaro la chiamano mi faccio parlare. A un secondo solo, la chiamano Jenny. No, mi chiamano tutti Gennaro. No, la chiamano Jenny. No, dico mi chiamano anche Gennaro. Posso finire di parlare? Non alzi la voce. Oh, allora mi faccio finire di parlare perché questo si chiama maleducazione a casa mia. Ah, ok. Ok? Posso parlare? Perfetto, parli. Grazie, molto gentile. Mi chiamo Gennaro Schiavone, ok? In armeria i miei clienti non sanno un cazzo di me. In primis. E poi se lei va a vedere sul database vostro, che avete voi, potete vedere le attività che faccio io, allora, quello che io vendo. Allora, quindi io... non mi venire a rompermi il cazzo perché... Allora, io le ripeto, ho due pentiti molto importanti. Ma i pentiti possono ammettere fatti che non è veri. Apra un po' gli occhi. Io adesso vado a appurare anche questa cosa. Aspetti un attimo. Va bene, io vado dal magistrato dopo di qua perché veramente... Sì, sì, non c'è problema. Ma lei ha più diritti, può andare tranquillamente a fare segnalazione. Allora, voi non avete capito perché se non c'è... Voglio le prove qua, allora, lei sul tavolino. Allora, lei conosce il signor Gennaro? Detto perché Jenny? Jenny e... Gennaro Schiavone. Ma avrà venduto le pistole? Cioè l'armeria? No, le ha anche venduto delle armi illegali, abbiamo delle foto. Sia collaborativo, noi sappiamo tante cose. Quindi dica tutto quello che sa e casomai gli diamo qualche anno o la mettiamo sotto protezione. Se no si becca l'ergastolo, sa poi come funziona. Sa come funziona poi l'ergastolo, no? Quindi... Dai. Glielo dico. Conosce il signor Jenny Schiavone, allora Gennaro Schiavone? Lavoro all'armeria. Ok, che ruoli ha con lui? Che rapporto ha con lui? Scarso, troppo scarso. Perfetto, ma le ha mai venduto armi di sottobanco? No. Io invece dico proprio di sì, qualche mitra, qualche uzi. No, Massimo ha visto le armi, viste quelle lì che si possono comprare. Va bene, allora mi dica quello che sa. Allora mi dica quello che sa. In che senso? Io so poco e niente, glielo dico. Che contatti ha con i Viola? Viola? I Viola, quindi vestiti di Viola. Non so, poche volte vengono bene se non c'è più altro. Ma come? Prima voleva collaborare. E appunto glielo sto dicendo. Non so tanto, glielo sto dicendo che non so, io so poco. Ma dai nostri fascicoli, dalle nostre indagini ci risulta che lei ha degli AK. AK-47, delle armi pesanti, come fa ad averle? Collega, gentilmente, gli faccia qualche domanda, che questo... Signor Cristian, gli faccia qualche domanda. Guarda, pesanti. Signor... Vieni, fagli qualche domanda, eh. Allora, le spiego brevemente. Ma se riesce a camminare? Io conosco lei, ma più che altro la conosco perché ci sono arrivate delle segnalazioni. E sinceramente, lei è la persona con, diciamo, che ci sono arrivate più prove, perché lei ci è stato detto che ha, diciamo, una seconda vita dopo il classico lavoro da meccanico, o perlomeno lei collabora con delle... Fammi dire, è il meccanico quello lì dietro, quello che si vende a stronzate la mattina. Penso proprio di sì, perché sono stronzate che dice il meccanico. Vabbè, ma se lei collabora gli dico comunque... Glielo sto dicendo, sono stronzate quello che dice il meccanico. Chi ha parlato del meccanico? Secondo te non lo so chi è. Ma guardi che noi stiamo parlando di Viola, signore, non stiamo parlando... Ritorno subito, E poi Viola, Massimo, non li conosco.